Salve e benvenuti a Real Economy. L'Europa deve fare i conti con l'impatto economico della guerra in Ucraina. L'economia aveva intrapreso un percorso di ripresa e crescita dopo la pandemia. Ma ora Bruxelles ha tagliato le previsioni di crescita dal 4% al 2,7% e ha alzato le stime sull'inflazione. Guillaume Desjardins è andato in Germania, dove le aziende che dipendono da componenti metalliche provenienti dall'Ucraina sono in difficoltà. Ma prima un corso accelerato su quanto sia esteso l'impatto della guerra. L'economia dell'Unione Europea sta risentendo dell'impatto della guerra in Ucraina. I prezzi dell'energia hanno subito una nuova impennata, portando l'inflazione a livelli record. L'Ucraina e la Russia producono quasi un terzo del grano e dell'orzo mondiali e sono grandi esportatori di metalli. Le interruzioni delle catene di approvvigionamento e l'aumento dei costi di molte materie prime hanno fatto lievitare il prezzo degli alimenti e di altri beni e servizi di base. Ciò mette a dura prova le imprese e ha un impatto sulle nostre tasche. Bruxelles ha tagliato le previsioni di crescita economica dal 4 al 2,7% per quest'anno e dal 2,8 al 2,3% per il 2023. L'inflazione, stimata al 3,9% solo pochi mesi fa, dovrebbe ora attestarsi intorno al 6,8%. La guerra sta danneggiando alcune economie più di altre. Tra i paesi più colpiti c'è la Germania. Guillaume Desjardins è andato in Baviera, dove le aziende manufatturiere sono in difficoltà. La Germania e il suo Mittelstand, un ecosistema di piccole e medie imprese locali al centro dell'economia, sono molto legati ai paesi vicini, tra cui l'Ucraina. 5 chilometri è la lunghezza media dei cavi presenti nella vostra auto. Se la vostra auto è europea, circa il 7% di questi cavi proviene dall'Ucraina. Nel 2021 l'Unione Europea ha importato 760 milioni di euro di cavi ucraini, destinati soprattutto all'industria automobilistica, ma anche al settore aerospaziale. Nonostante questa fabbrica non si rifornisca direttamente dall'Ucraina, quando la Russia ha invaso il suo vicino a febbraio, un intero ecosistema è stato sconvolto. I nostri fornitori hanno difficoltà a procurarsi alcuni componenti. I prezzi della logistica aumentano per la carenza di container. Speriamo sia un problema temporaneo. Anche il costo dell'energia aumenta ad essere colpita e la catena di approvvigionamento più che la nostra azienda. Per riuscire a inviare il loro primo razzo nello spazio nel 2023 come previsto, Jörn Spurmann e il suo team dovranno essere creativi e adattare ai propri razzi parti e componenti prodotti in serie per altri settori e quindi più facili da ottenere. Ci sono fornitori con prezzi più alti o tempi di consegna più lunghi, quindi servono delle alternative. Non abbiamo un solo fornitore, ma così servono più tempo e impegno nella gestione delle supply chain. Questo tipo di perturbazioni non riguarda solo il settore dell'aeronautica e mette a rischio la ripresa economica tanto attesa dopo la pandemia. Soprattutto perché, dopo anni di bassa inflazione, i cittadini devono fare i conti con l'aumento del costo della vita in tutta Europa. Stando alle stime della Commissione europea, quest'anno in Germania l'inflazione toccherà il 6,5%, un record dalla riunificazione del 1990. Le famiglie stanno perdendo potere nei consumi, dovranno quindi ridimensionarsi. Per le aziende si tratta di una relativa perdita di competitività, soprattutto per quelle che hanno sede in Germania. Dobbiamo sopportare l'onere dei prezzi dell'energia più elevati. Le aziende possono trasferirli in una certa misura, ma non del tutto. Mentre la crescita si arresta e i prezzi aumentano, Bruxelles spera che il piano di recupero per la pandemia da 800 miliardi contribuisca a tenere sotto controllo la situazione. Ma l'incertezza rimane. Come si evolverà la situazione in Ucraina nelle settimane e nei mesi a venire? Per saperne di più parleremo con l'economista Maria De Merzis. È vice direttrice di Bruegel, un centro di ricerca di Bruxelles specializzato in economia. Benvenuta su Real Economy.
Thank you for having me. La guerra in Ucraina ha cambiato radicalmente le prospettive economiche per l'Europa oppure ha esasperato problemi economici che già esistevano? La seconda, probabilmente, ha esasperato sicuramente l'inflazione causata dai prezzi dell'energia che proviene dalla Russia. L'Europa ne ha risentito molto più degli Stati Uniti perché noi dipendiamo dalla Russia molto più di altri. Dipende ovviamente dall'esito della guerra e dalla rapidità con cui troveremo delle alternative in Europa. Non possiamo farlo da un giorno all'altro. Per quanto riguarda le prospettive di crescita, credo che l'economia stia uscendo dalla pandemia. La crescita prima della guerra era enorme, ora è stata un po' mitigata, ma non vediamo un cambiamento sostanziale. La gente vede aumentare i prezzi delle bollette, il costo della vita sta aumentando. Dobbiamo prepararci ad altri aumenti. Penso di sì. Penso che sicuramente avremo un altro anno di questo tipo in termini di inflazione anomala. Qui in Belgio, dove vivo, il costo della farina è raddoppiato e tutto questo si riflette sul prezzo del pane. L'inflazione si farà sentire quando faremo il pieno alle nostre auto o quando andremo al supermercato. Probabilmente le cose dovranno peggiorare un po' prima di migliorare. Dobbiamo prepararci ad affrontare una situazione del genere. L'aumento dell'inflazione è una preoccupazione reale o è dovuta al nervosismo dopo un lungo periodo di bassa inflazione? Dipende dal termine di paragone. Negli ultimi 10 anni ci siamo abituati a tassi di inflazione molto bassi. Ma non è un problema se si confronta la situazione attuale con gli anni 70, quando si parlava di stagflazione reale, tassi di inflazione del 15% e crescita negativa. Oggi non mi aspetto di vedere questi numeri nemmeno nel peggiore dei casi, ma naturalmente è molto difficile fare previsioni. Servono tassi di interesse più alti? Penso che sarà molto difficile per la BCE non aumentare i tassi di interesse o per le altre banche centrali che devono gestire questi tassi di interesse con un'inflazione del genere. Quanto la preoccupa l'economia europea in questo momento? Penso che l'economia europea abbia superato abbastanza bene la pandemia. La nuova crisi è di natura molto diversa e influirà anche sul modo in cui potremo cooperare a livello globale. Credo che l'economia europea sia in una buona posizione per superare questa crisi. Molto dipenderà dagli sviluppi della guerra. Grazie di essere stata con noi su Real Economy. Thank you.